150 anni dalla nascita di D'Annunzio, cerimonie fatte a cura del Vittoriale Italiano. Siamo alle conclusioni di questa serie di iniziative. Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, oggi grande conclusione, soprattutto con novità. Lei ha sempre novità, poi magari ne parliamo di quelle che ci farà quest'anno. Beh, conclusione ma anche inizio, perché chiudiamo i 150 anni e iniziamo le celebrazioni degli anniversari della Grande Guerra, per cui saremo attivissimi. Io oggi annuncerò nuove iniziative, cose fatte, ma soprattutto voglio dire che e il Vittoriale aumenta i visitatori nel 2013 del 7% e quindi porta benessere, ricchezza, bellezza a tutta l'area del Garda. Oggi ricordiamo, ci sono anche delle donazioni, ci sono varie cose, lo ricordiamo? Lo ricordiamo, a me piace soprattutto dire che abbiamo riaperto una parte del Vittoriale, un'operazione di riconquista degli spazi abbandonati. C'è un nuovo laghetto a forma di lago di Garda voluto da D'Annunzio, che era completamente seccato e sepolto dagli sterpi. Una opera bellissima, una scultura di Jacques Villeglet, e poi una mostra di 40 quadri del maestro Tattafiore dedicati a D'Annunzio. Luigi Albore Mascia, sindaco di Pescara, oggi qui a oggi. Veramente ogni manifestazione fatta è un'abitudine di Garda di Riviera, è sempre stato presente. Si conclude un po' questo 150° anniversario della nascita di D'Annunzio. Credo che sia stata una grande esperienza, ma soprattutto un inizio di percorso Gardone Riviera Pescara. È proprio così, guardi, io sono un habitué perché Gardone è un luogo magnifico, perché è il luogo in cui ha vissuto i suoi ultimi anni D'Annunzio, li ha vissuti alla grande, ma soprattutto perché c'è questo binomio tra Pescara e Gardone Riviera. Grazie anche alla presenza del professor Guerri, che rappresenta il Vittoriale ma è stato anche autorevolissimo collaboratore dell'amministrazione di Pescara, e quindi in questo 150° dalla nascita di Gabriele D'Annunzio si sono svolte manifestazioni di eccellenza come quelle di Gardone Riviera, ma parimenti anche nella mia città, nella città che ho l'onore di rappresentare, si sono svolte manifestazioni di grandissima rilevanza. Io credo che abbiamo fatto bene all'immagine di Gabriele D'Annunzio, semmai ve ne fosse bisogno, ma abbiamo fatto bene all'Italia, perché D'Annunzio è un simbolo italiano che deve essere ancor più esportato a livello internazionale. Narciso Brassesco Pace, prefetto di Brescia. Io più che prefetto di Brescia la chiamo prefetto del Garda, perché quando c'è qualcosa sul lago di Garda lei non manca mai. Oggi si concludono queste celebrazioni dei 150 anni di nascita di Gabriele D'Annunzio. Ecco, credo che anche da parte sua un saluto. Beh, è sempre piacevole, mi piace anche essere il prefetto del Garda. Diciamo, io sono il prefetto di Brescia, chiaramente, ma il Garda è uno dei suoi luoghi più belli. Brescia ne ha molti luoghi belli, ma il Garda è certamente tra quelli che eccellono. Però il Vittoriale effettivamente, anche nel corso dell'anno appena finito, ha dimostrato di essere in grado di essere un polo di attrazione, quindi oltre che la parte culturale che interessa a tutti i cittadini bresciani, ha anche una importanza turistica non indifferente. In momenti come questi va sostenuta e va ben valutata. Davvero complimenti per le manifestazioni che Giordano Bruno Guerri e il suo staff sono riusciti ancora una volta a mettere insieme. Andrea Cipani, sindaco di Gardone Riviera, oggi concludiamo queste celebrazioni del 150°, come diceva Giordano Bruno Guerri, ne apriremo delle altre per quanto riguarda la Grande Guerra. D'Annunzio è una fortuna averlo avuto, insomma. Sicuramente per Gardone è fondamentale il Vittoriale. Abbiamo avuto proprio quest'anno un aumento delle presenze, abbiamo raggiunto il record e anche le presenze del Vittoriale sono aumentate, quindi direi che questa manifestazione per il 150° anniversario dalla nascita di Gabriele D'Annunzio ha portato sicuramente un grande vantaggio alla nostra comunità.